cosa andiamo a fare la spolina. Mettiamo la spolettina nel filarello, questi gancetti si alzano e si abbassano, mettiamo il filo e facciamo fare semplicemente un giro davanti verso dietro nella mollettina. Qualche giro nella spolina tanto per fermare il filo e poi semplicemente porto la spolina verso destra e vado a sbloccare la macchina tramite il volantino in fuori. Premo il pedale e la macchina fa solo la spolina, quindi la macchina è ferma, fa solo finita la spolettina. Mettiamo adesso la spolina all'interno della capsula. Teniamo col dito, c'è un taglietto e la facciamo uscire da questo perno. C'è un braccio che deve andare inserito dove c'è il taglio del crochet, in questa maniera, e lasciamo il filo fuori. Andiamo a infilare la macchina, mi raccomando, con il premistoffa alzato. Prendiamo il filo, lo facciamo passare nel primo gancio seguendo i numeri, quindi 1, tengo il filo con la mano destra e scendo. 2 mi dice di ritornare su. 3 alziamo il perno che c'è all'interno con il volantino, girandolo verso di noi in questa maniera. Viene su il perno da destra verso sinistra, primo braccio sopra l'ago, secondo braccio sopra l'ago e andiamo ad utilizzare l'infilago. Abbasso la leva, la porto in avanti, metto il filo dietro questo braccio di plastica e qua all'interno del lago è entrato un gancino che mi porta il filo dietro e mi forma un cappietto in questa maniera. E poi andiamo a pescare il filo sotto, sempre girando il volantino verso di noi, sempre verso di noi. Facciamo fare un giro completo. Quindi l'ago scende, risale, tiro sul filo, prendo tutti e due i fili sotto il piedino e dietro e chiudo e rimetto il mio braccio libero. Allora, per fare il punto della tagliacuci, vuol dire per rifinire le stoffe quando le devo unire insieme, bisogna fare il numero 16, che è la doppia cucitura con la rifinizione dello zigzag, per cui vado a impostare la ruota sul 16, metto la lunghezza del punto su SS e l'ampiezza dello zigzag sul 5 se è una stoffa normale. Se invece è una stoffa leggera, dovrò andarla a posizionare magari anche sul 4 o sul 3. Il punto viene fatto in un unico passaggio, per cui mentre io cucio faccio doppia cucitura con rifinizione di zigzag, lo metto a margine della stoffa, ma lasciando sempre un pezzettino in modo tale che io poi lo posso andare a tagliare e rimane ben pulito. Una volta fatto il punto, prendo le forbici, vado a rifinire, anche se non lo faccio proprio a filo non ha importanza, l'importanza è che io non perdo la seconda cucitura, che è quella che mi dà la rifinizione. Quando poi lo giro, rimane bello pulito. Rimane già rifinito, per cui non devo assolutamente fare nulla. Una volta che poi si stira, rimane pulito bene. Allora, per attaccare l'elastico, il punto ad attaccare l'elastico è il numero 2, per cui il numero 2 è uno zigzag fatto a cucitura. Poi basta mettere la lunghezza del punto sul 2,5. Prendo un pezzetto, anche l'ampiezza del punto può essere sul 5, non ha importanza, 4, 5. Poi prendo l'elastico logicamente sempre un pochino più lungo del pezzo che ho bisogno di utilizzare. Do dei punti a mano in modo tale che fermo il pezzettino di filo per non farlo scappare via e poi tiro l'elastico, tengo l'elastico in tensione e vado a fare questo. Più andare, perché a differenza dello zigzag normale che salta via, se io lo vado a tirare, vede che c'è la ricciatura che me la dà, però se io lo vado a vedere punto per punto, vedo che ha praticamente una specie di zigzag cucito, è come se fosse una cucitura fatta a zigzag e abbiamo l'elasticità. Tirandolo,
se deve essere, non so, un bordino di una camicia da notte, un top, un polsino, cioè rimane arricciato. Andiamo a fare l'asola, abbiamo un piedino particolare dove andiamo a incastrare il bottone in modo che l'asola venga della lunghezza del bottone, così vengono anche tutte uguali. I piedini sono a pressione, basta premere dietro, tirare via il piedino normale, mettere sotto, abbassare la leva del premistoffa in maniera tale che il piedino si incastri e dobbiamo ricordarci, molto importante, di abbassare la leva dell'asola, che è una levettina che si trova dietro all'infilago, sopra, l'abbassiamo tutta. Andiamo a selezionare l'asola, quindi A, portiamo la leva su A, la lunghezza del punto sull'asola, sul disegno dell'asola, la larghezza su 5 perché sul 5 andiamo a fare l'asola. Poi mettiamo sotto il tessuto, abbassiamo il premistoffa, l'asola è automatica. Ciò significa che la fa in un tempo solo, quindi va indietro, quando la leva tocca il gancetto scatta e ritorna in avanti, quando arrivo alla fine dell'asola mi fermo, alzo il lago e ho fatto l'asola. L'asola può essere fatta più fitta o più rada. Allora, per fare l'orlo invisibile bisogna fare il numero 3, che è praticamente quello dell'orlo, lunghezza del punto sull'1,5, ampiezza del punto sul 5, che è lo zigzag al massimo. Poi vado a cambiare il piedino, per cambiare il piedino basta sganciarlo da dietro e si mette questo tipo di piedino. Questo piedino praticamente è quello per fare, ha una guida lineare. Per fare l'orlo invisibile basta agganciarlo in questo modo, va dentro a pressione, e questa vite bianca praticamente è quello che mi va a delineare, diciamo, l'orlo per andare diritta. Per cui io prendo la stoffa un po' come quando la facciamo a mano, la piego, la giro in questo modo e vado a posizionarla praticamente a filo della linguettina bianca. Poi, prima di iniziare, però, devo sempre fare in modo manuale 3-4 punti, vuol dire che la macchina fa degli zigzag corti, 3 zigzag corti, poi parte con lo zigzag lungo. Lo zigzag lungo è quello che io devo prendere proprio appena appena, in modo tale che dall'altra parte non si veda. Questa è una guida che mi fa andare diretta, tanto giusto per far vedere. Quando poi ho finito, qui rimane chiuso. Quando lo vado a girare, praticamente devo farlo su un tessuto che può essere un panno, può essere un velluto, può essere un principe di Galles, proprio perché io prendo appena appena il puntino e dall'altra parte non si vede nulla. Se ho una stoffa di cotone, una stoffa leggera, è logico che i punti si vedono. Perché io ho provato a farlo anche sulla stoffa leggera, però qualche puntino appena appena si può vedere. In questo modo io ho fatto la francatura, però col cotone è più difficile perché si vede sempre qualche puntino. Ma se prendo un panno o prendo una felpa, un pigiama, un velluto, non si vede assolutamente nulla. Acquista con fiducia da Cardano Cecilia. Assistenza online e telefonica. 5 anni di garanzia. Insegnamenti e scuola gratuita presso i nostri centri vendita. Vieni da Cardano Cecilia. In via Novara 111 a Galliate. Con la certezza di trovare la passione per il cucito. Dal 1969, Cecilia Cardano non è solo un nome, ma una garanzia per sempre.